scuola del fai da te, progetto 21. Cosa faremo oggi pomeriggio dalle 14 in poi? Giustamente con prenotazione. Qualcuno si dedicherà a questo tavolo, a queste bellissime piante acquatiche. Altri si dedicheranno al fotovoltaico. Oggi ho portato, cioè stamattina ho portato un'altra batteria da collegare e faremo vedere come si collega un pannello fotovoltaico al regolatore di corrente, ok? Perciò staccheremo tutto e rifaremo i collegamenti da capo. Questo è un bel pannello solare che fa andare, infatti poi faremo insieme ad altri tutto l'impianto di aereazione. In questo caso va l'ossigeno dentro qui e l'ossigeno, come potete vedere, dentro qua, ok? Tramite poi l'allungamento del tubo metteremo l'ossigeno anche dall'altra parte. Perciò qui veramente c'è tanto da fare e da imparare. Qui si usa il legno, l'avvitatore, le staffe. Qui qualcuno avrà da, come si dice, potare l'aloe vera, togliere tutta la parte che ha preso freddo, si lascia solo la parte centrale. La parte che verrà tagliata verrà riutilizzata, vi dirò come. Poi c'è, qui stiamo cominciando la semina all'interno. E poi ci sarà anche da fare come imparare a come si fanno gli innesti in PVC, col tubo di PVC, come si fanno le vasche di raccolta d'acqua e come fare in modo che poi non si formino le zanzare. Perciò pesciolini, piante acquatiche, cosa servono le piante acquatiche. Qui abbiamo la nostra bellissima palmetta, qui abbiamo i lavatoi dove si lavano tutti gli elementi filtranti. Noi costruiamo e progettiamo filtri con materiali di riciclo. Lì c'è la nostra officina da mettere in ordine, perciò anche mettere in ordine vuol dire imparare. E niente, oggi pomeriggio, se ci sarà qualcuno, faremo delle cose, ok? Poi qui all'interno vedremo, magari oggi cominceremo ad aprire o magari aprire solo una parte della nostra sala riunioni, quelle nostre bellissime piante che hanno veramente passato l'inverno qui all'interno. Come vedete, piante bellissime, fitodepuranti e ossigenanti. Perciò se qualcuno di voi ha bisogno magari di piantine per il laghetto, per le fontane, per gli acquari, queste sono l'ideale. Tra l'altro sono fortissime, resistentissime e non sono le solite che comprate nei negozi, che durano poco. Ecco qui le nostre belle palmette. Cominceremo a potare anche le palmette, tirar via i rami secchi. Abbiamo anche un papiro bellissimo che è nato qua dentro. E niente ragazzi, se volete imparare a fare, maschi, femmine, fino a 99 anni, noi siamo qui, ok? Perciò basta prenotare. Se ci sono presenti più di 3 persone
perciò organizzatevi anche voi a trovare gli altri a condividere. Se ci sono più di 3 persone, io oggi condivido il mio sapere. Se invece non ci sono più di 3 persone, starò io qui mezz'oretta, tre quarti d'ora e poi vado a fare le mie cose. Se invece c'è qualcuno, io mi fermo qua e sarò felicissimo di farvi vedere e di farvi imparare qualcosa che vi potrà essere utile di sicuro a voi e agli altri, o magari crearvi un lavoro alternativo. Guardate, stanno aspettando proprio me per il cibo, adesso glielo diamo, le nostre bellissime carpe koi che alleviamo con tanto amore da anni. Certo, costa tantissimo mantenerle, però guardate. Tutto quello che vedete qua lo abbiamo costruito noi. Se andate a vedere tutte le foto che abbiamo fatto negli ultimi 6 anni, potete vedere tutto quello che abbiamo costruito in questa sede, anche in altre sedi. Queste sono delle bellissime piante acquatiche che adesso prepareremo nei vasetti. E così i nostri volontari possono magari vendere, scambiare con qualcuno. Sono veramente bellissime, sono piante perenni ed eterne e servono a tenere pulita l'acqua, ok? Loro si cibano di sostanze che si trovano nell'acqua e negli escrementi dei pesciolini. Benissimo, adesso vi saluto e se vi va condividete questo video, se non vi è piaciuto questo video fate finta di non averlo visto, perché giustamente ci sono anche tanti altri divertimenti nella vita e questo è un divertimento costruttivo, perciò richiede tanti neuroni. Richiede impegno, richiede regole, eccetera eccetera. Perciò un abbraccio grande, condividete questo video. Per quelli che non possono venire, se volete ci potete sostenere a distanza. Giustamente qui i costi di ciò che si rompe e ciò che serve per la manutenzione ci sono, perciò potete contattarmi in privato, andare nei nostri social, libera donazione, e la potete fare come volete. Ecco, servirà pure qualcuno che gli piace pitturare, servirà pure qualcuno che ci procura un po' di vernice per il legno, perché questo bel tavolo è da pitturare, non siamo riusciti l'anno scorso, neanche 2 o 3 anni fa. E niente, questo è un filtro che poi vi spiegheremo come funziona, è da pulire e rimettere in marcia per depurare l'acqua. E niente, un abbraccio grande, ho cercato di spiegarvi più roba possibile. Queste sono, anche qui c'è altro lavoro, ma più che lavoro da imparare, altre piante bellissime da suddividere e mettere nei vasetti. Qui ci sono delle aloe da dividere, qui c'è una buonissima insalata che non so come mai è venuta fuori in primavera, all'interno sicuramente aveva qualcosa, qualche semetto, qualcosa dell'anno scorso, perché non abbiamo piantato proprio nulla. Diciamo che è un'insalata super resistente. L'anno scorso ne avevamo parecchia, che addirittura nel tavolo acquaponica, un giorno sì, un giorno no,
veniva tagliata e portata a casa. Qui c'è tantissimo da fare, poi chi vuole venire può venire una volta alla settimana, due volte, due ore alla settimana, due ore al mese. L'importante è che anche quando non ci siete magari condividete o fate aggregare tante persone, perché come ogni progetto sociale ha bisogno di partecipanti. Giustamente chi mette lo spazio, chi mette la corrente elettrica, chi mette tutto quello che vedete qua, giustamente se non vede nessuno, anche lui dice: cosa lo faccio a fare ad aiutare gli altri? Perciò un abbraccio grande. Qui abbiamo il compost 1 e 2 già da più di 2 anni. Poi vi faremo vedere come tutto ciò che sembra da buttare in realtà non è da buttare, perché le sue molecole vengono poi riutilizzate e ritornano nel ciclo naturale, come noi, tranne la nostra anima, anche noi ritorneremo sempre nel ciclo naturale e vitale. Benissimo, ciao a tutti e se ve la sentite condividete questo video. Qui sto cercando di farvi vedere un po' di tutto, anche se abbiamo migliaia di video. Certo, logicamente questi video non sono i desideri della coscienza collettiva, però vi posso assicurare che imparerete tante cose. Ciao a tutti e andate a vedere anche il nostro sito, che paghiamo mensilmente, Namaste International Community. Andate a vedere anche i nostri canali Telegram, canali aperti e canali chiusi. E un abbraccio grande dal progetto 21. Scrivetemi in privato, in WhatsApp o in Telegram per poter partecipare anche su appuntamento a imparare a fare. Ciao a tutti.